Sì, buonasera a tutti, benvenuti alla settima puntata di Camon Eagles, un programma sportivo dedicato alle sorti dell'US Catanzaro 1929, ma è anche un programma di attualità. Come l'altra volta, anche quest'oggi il programma sarà diviso in due sezioni. Nella prima parte parleremo appunto, ritorniamo a parlare del tema dello stadio Ceravolo, insieme a due amici che sono qui in studio che a breve vi presenterò, e nella seconda parte avremo con noi il centrocampista del Catanzaro Luca Verna e in collegamento da Foggia un collega Alessandro Tosques di Foggia Today. Ma prima di lanciare la sigla, volevo mandare un messaggio di forza e coraggio a un caro amico che sta lottando in ospedale in questo momento. Jano, forza e coraggio che ce la farai e ti aspettiamo. E Franco, sigla, grazie. Sì, bentornati in studio, nello studio di Vico Dell'Onda, della Nuova Calabria. E allora, prima di iniziare a parlare del nostro tema della prima parte, io presento i miei ospiti in studio. Allora, abbiamo alla mia destra il consigliere comunale Vincenzo Capellupo. Buonasera, benvenuto qui in Buonasera, studio. buonasera. Alla mia sinistra, la collega Anna Trapasso. Ciao Anna, buonasera. Buonasera, ciao, grazie. E alla sua sinistra Pier Francesco Grande, tra i fondatori del comitato Stadio allo Stadio. Ciao, benvenuto Francesco. Grazie, grazie dell'ospitalità. Allora, sono già un paio di, forse anche più, un paio di puntate che ci occupiamo del tema dello Stadio Ceravolo. Abbiamo sentito nelle scorse puntate il parere del sindaco Nicola Fiorita, Presidente del Consiglio Comunale Gian Michele Bosco, del consigliere Buccolieri, su quelli che saranno gli interventi che riguarderanno proprio l'impianto storico del Ceravolo. E oggi abbiamo con noi il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, anche lui molto sensibile, anche perché è un tifoso abbastanza accanito del Catanzaro, sul tema. Allora, dall'altra parte abbiamo Pier Francesco Grande, un tecnico, ma anche un volto, diciamo, molto conosciuto, della curva, una delle persone, diciamo, che maggiormente si conosciute, dal punto di vista proprio delle coreografie, ma non solo, insomma, una persona che conoscono tutti, conosce soprattutto la storia del movimento Ultras a Catanzaro. Allora, Vincenzo, la domanda, che io ti pongo è appunto una domanda molto semplice. Dalla parte politica, io anche con Bosco, con Gian Michele Bosco, Nicola Fiorita, abbiamo cercato di un po' di rianimare questo tema dello Stadio Ceravolo. A te chiedo appunto cosa ne pensi tu dei lavori che riguarderanno lo Stadio Ceravolo e che tipo di lavori poi sono già in cantiere dalla parte politica, se la politica, soprattutto la parte governativa, la parte quella, diciamo, dell'amministrazione, intende continuare su questa scia, insomma, del Ceravolo, oppure ritiene opportuno prendere altre strade. Ecco. Grazie Antonio per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Diciamo, il Catanzaro è sicuramente un patrimonio importantissimo di questa città e anche di questa regione ed è uno degli argomenti che mette d'accordo tutti, anche in Consiglio Comunale, quindi diciamo è una piacevolissima anomalia da questo punto di vista. È chiaro che tutti siamo affezionati all'idea dello Stadio Ceravolo nella collocazione nella quale è.
Chiaramente da amministrazione si deve fare un ragionamento anche su quella che è la prospettiva, no? Quindi con l'augurio, grazie anche alla nuova, diciamo, al nuovo corso societario, che poi è anche un nuovo corso sportivo di questi anni, che speriamo possa portare, insomma, non lo diciamo, a qualcosa di importante, è chiaro che bisognerà rientrare in alcuni parametri. Da qui l'esigenza di guardare ad un impianto che debba necessariamente essere proporzionato ed essere adeguato ed entrare appunto in quelle che sono le disposizioni della Lega, comunque lo sguardo rivolto al futuro di un impianto che chiaramente è stato pensato molti anni fa, e i lavori che lo hanno interessato nel recente passato si sono manifestati, diciamo così, inadeguati per essere buoni. Quindi già negli scorsi mesi, no, prima della partita con il Crotone, già avevamo fatto degli interventi di sterilizzazione, abbiamo speso circa 70-80 mila euro che hanno consentito di avere una capienza complessiva dell'impianto. Nella prossima settimana abbiamo un incontro con le autorità competenti per avere le autorizzazioni alla rimozione delle vetrate nella parte che riguarda le tribune. Questa è una richiesta della società e che ci consente anche di entrare in quel ragionamento più complessivo nel guardare ad un impianto che è un impianto che guarda ad una categoria superiore, diciamo, e qui anche il pubblico sarà chiamato ad una prova di maturità rispetto anche a questo specifico aspetto. E poi c'è in cantiere già nel periodo, diciamo, estivo, quindi a fine campionato, la rimozione e la sostituzione della copertura della tribuna. Quindi sono già degli interventi questi programmati. È chiaro che nell'augurio che le cose vadano come devono andare, è più facile, almeno questo è un mio personalissimo parere, però è bello il dibattito che si è aperto in città, grazie anche, diciamo, all'associazione che è ospite. È chiaro che appunto nel momento in cui andremo a fare qualcosa di diverso, probabilmente la rifunzionalizzazione anche per step di una struttura già esistente è più compatibile con l'utilizzo dall'inizio della stagione di quella dell'impianto, ma questo è un mio personalissimo parere, è anche forse economicamente più sostenibile, quindi va a incontro, diciamo, il ripristino e l'adeguamento dello stadio Ceravolo progressivo, va più incontro probabilmente sia l'esigenza di giocare subito lì e sia l'esigenza, diciamo, di contenere i costi, oltre che a valorizzare, no, quello che è probabilmente anche l'aspetto complessivo di un quartiere che comunque già nella parte alta ha perso il Sant'Anna sostanzialmente, l'ospedale con l'azienda unica, perché poi dobbiamo fare anche questi ragionamenti rispetto al territorio, l'ospedale con l'azienda unica probabilmente perderà qualcosa lì, la perdita anche dello stadio ha anche questo ulteriore effetto che forse è giusto considerare. Bene, allora Anna, dicevi che se ci sono interventi... Sì, vorrei ricordarvi che oltre a seguirci in diretta e commentare la diretta sui nostri canali social, potete mandare un messaggio, un sms o un whatsapp al numero 346-302-8237. Commentate, grazie. Allora, intanto è arrivato qui in studio, in collegamento da Foggia, Alessandro Tosques, che noi salutiamo. Ciao Alessandro! Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ci stai seguendo, sì? Sì. Ci stai seguendo, bene. Adesso vengo da te. Allora, arrivo. Francesco, tu sei uno dei fondatori del Comitato Stadio allo Stadio, oltre ad essere un amatore dello Stadio Ceravolo, ecco, per così dire, no? Io ricordo tanti anni fa, a parte il fatto che con te ci conosciamo veramente da tanti anni, tu sei stato una guida in qualche modo delle nostre esistenze curvaiole un po', no? Che dire, tu tanti anni fa, mi ricordo, hai elaborato un progetto per il Ceravolo, no? Avevi elaborato un bel progetto ai tempi, se non vado errato, dalla presidenza Cosentino, ma anche prima, mi ricordo, immaginavi o desideravi che il Ceravolo potesse un po' diventare uno stadio sullo stile di Marassi, ecco, più o meno. Ora, poi le cose sono cambiate, gli interventi che hanno riguardato lo stadio Ceravolo sono stati molteplici e sono stati anche
legati a un quadro normativo mutevole, no? Che quindi ha in qualche modo imposto degli interventi emergenziali che hanno reso poi le cose molto difficili, anche legate all'andamento della squadra e quindi all'alternarsi delle società, delle proprietà che hanno avuto il Catanzaro in mano. Tu oggi però, insieme ad altri amici che io conosco, hai ritenuto opportuno fondare questo comitato stadio allo stadio, che potrebbe sembrare una sciocchezza, ma invece ha un obiettivo molto importante. Ce lo vuoi descrivere, insomma? Buonasera a tutti. Allora, diciamo che la fondazione del nostro comitato nasce tra un gruppo di tifosi, sostanzialmente, quindi di fruitori del Nicola Ceravolo, più che altro sulla scorta delle ultime esperienze che ha brevemente citato anche il consigliere Cappelluppo. Perché? Perché si è acceso da subito con il rinnovato entusiasmo in città, si sono riaccesi dei riflettori sulla possibilità di ristrutturare la struttura esistente o, come qualcuno ha perorato e continua a perorare, delocalizzare la struttura. Quindi, essendo noi legati alla vecchia struttura, sicuramente per un aspetto romantico, affettivo, le ore passate in quell'impianto sono pari, forse superiori a quelle che abbiamo passato negli istituti scolastici, per intenderci. Per cui il primo moto, il moto di partenza è stato quello, cercare di salvare una struttura che, per storicità, ricordo che quella è un campo di calcio dal 1919, in termini di anzianità è uno dei più longevi in Italia. È evidente che ha delle carenze, però sulla scorta di questo ragionamento poi si è voluto approfondire tra di noi la tematica. Tu citavi una mia precedente esperienza progettuale che oggi è totalmente inattuabile per le mutate normative. Giusto per dirne una, quel precedente progetto non doveva fare i conti con la normativa del prefiltraggio, dei tornelli, tutte cose che sono intervenute successivamente e che oggi lo renderebbero inapplicabile. Per cui si è dovuto sostanzialmente rimirare un po' il bersaglio, facendo i conti quindi con questa esigenza normativa e col fatto che nel mentre è intervenuta una ristrutturazione sostanziale dell'impianto con la realizzazione della nota palazzina che ospita la tribuna stampa. Quello chiaramente diventa un vincolo inalienabile, è un picchetto di cantiere che non si può spostare, però sulla scorta di questo si può ragionare, si è ragionato, perché sennò chi ci sente parlare di ristrutturazione del Ceravolo pensa che siamo dei folli o degli illusi. Sappiamo con certezza, perché la problematica è stata studiata dal punto di vista tecnico, che quella è un'area e quello è un impianto che può ospitare 17.000 posti coperti, integrando la palazzina e il settore distinti, mantenendo salve le normative e le imposizioni di legge. Faccio una leggera digressione. Oggi tutti conoscono quali sono le criticità del Ceravolo, quindi degli spazi asfittici, una carenza di vie percorribili, la stessa mancanza di poter circumnavigare l'intero impianto. Fa da subito pensare al fruitore dello stadio che lo stadio sarà sempre comunque totalmente inadeguato. Attualmente, grazie anche allo sforzo ultimo che ha fatto l'amministrazione comunale, lo stadio è omologato e agibile per 14.650 spettatori, con annessi tutta una serie di aree hospitality piuttosto che tribunali. Ti interrompo un secondo, perché è arrivato con noi Luca Verna. Ciao Luca. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito e per averti guastato il venerdì soprattutto. Adesso vengo, ridò la parola a Francesco Grande. Allora, giusto per sintetizzare e stringere i concetti. Dicevo, noi sappiamo che attualmente lo stadio Ceravolo ospita 14.650 spettatori omologati. Siamo a norma di legge, abbiamo un numero congruo di tornelli che pochi altri impianti hanno, per cui dico,
Il traguardo per una squadra che ambisce a un palcoscenico massimo è quella della Serie A. La FIGC, la Lega di Serie A, ti impone uno stadio a 16.000 posti. Quindi il gap da colmare sarebbero banalmente poco meno di 1.500 posti. Non è così banalmente, perché comunque per raggiungere poi lo standard della Serie A ci sono tutta una serie di annessi e connessi. Sappiamo lo sforzo che si deve fare e mi fa piacere che già l'amministrazione inizi a ragionare in termini di lottizzazione. E qui sempre di più si valorizza, magari facendo anche un po' di autoreferenza, il lavoro del nostro comitato, cioè suscitare un dibattito con l'amministrazione, suscitare un dibattito con la società, l'US Catanzaro, che poi è colui la quale deve realmente utilizzare questo strumento che è lo stadio, suscitare un dibattito con le forze dell'ordine che sono preposte domenicalmente a garantire appunto la sicurezza dell'impianto, e mi pare di capire che già da quando ci siamo costituita oggi, avendo più o meno interloquito con qualcuno, c'è una coralità di intenti, cioè si è capito che effettivamente quello di poter avere uno stadio fruibile con interventi successivi, lottizzabile e quant'altro, è un qualcosa che ci deve coinvolgere tutti e quasi ce lo dobbiamo conquistare, sapendo quello che ciò comporta, dall'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere l'impianto, e in tal senso ribadisco l'amministrazione si sta impegnando tantissimo, e rendendo noi stessi responsabili appunto di questo privilegio di poter avere uno stadio in città, che non è una blasfemia, sono tanti gli stadi in città. Di poter mantenere uno stadio in città, più che altro. Allora, io su questo, Vincenzo, ma è così difficile mantenere questo stadio in città, secondo te? In previsione futura, in previsione che, insomma, le cose dal punto di vista calcistico, e qui abbiamo uno dei centrocampisti e maggiori rappresentanti del Canzaro di quest'anno, un'icona più o meno della mediana, dato che è da 3 anni ormai qui in pianta stabile, è così difficile creare le condizioni affinché lo stadio possa essere lo stadio lì dov'è, lo stadio vecchio, il cuore, lo stadio Cerapolo, possa diventare un luogo anche facilmente accessibile, facilmente. Voi che cosa ne pensate? Che cosa dite in comune di questo? Allora, come dicevo prima, sicuramente il fatto che più attori si stanno confrontando sul tema, sì, è molto funzionale, perché comunque alimentare un dibattito, discutere, poi noi abbiamo alcuni consiglieri comunali come il presidente della commissione urbanistica e patrimonio, Gregorio Buccolieri, che sì, si sta dedicando molto su questo tema, anche sul cercare con dei passaggi che sono già in corso, come ad esempio la valorizzazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici, dei parcheggi pubblici per arrivare al Ceravolo, tutta una serie di accorgimenti che sono funzionali già da ora ad alimentare quella che è anche una cultura di fruibilità di uno spazio pubblico all'interno della città. Quindi questo, diciamo, è un percorso che noi abbiamo appunto già avviato. È chiaro che la valutazione poi complessiva su quello che dovrà essere dovrà nascere sia da una concertazione con gli attori, ma anche da una concertazione con la società, da una concertazione con chiaramente con le forze dell'ordine, da un'analisi anche di quelli che sono i costi, i benefici e i risultati da raggiungere. Io credo che si può fare. Io credo che Catanzaro abbia, ma è sempre un mio giudizio personale, perché poi si deve sempre arrivare, diciamo, ad una visione comune, e quindi ci vogliono la politica, l'amministrazione hanno giustamente i loro tempi, però credo che Catanzaro sia matura per riuscire anche a fare a valorizzare questa importante, diciamo, struttura che ha all'interno della società, con degli accorgimenti che consentono magari di rispettare tutte le normative, di creare una cultura della fruibilità dell'evento diversa da quella che c'è stata fino ad ora, e che ci consente comunque di valorizzare quello che abbiamo. Alessandro, ci sei? Sì. Mi senti? Perfetto, io no. Noi non ti sentiamo. Alessandro, ci sei?
Non lo sentiamo. Va bene, Luca, tu invece mi senti, sì? Sì, ti sento. Perfetto, volevo porre una domanda al collega lì, ma la pongo prima a te. Allora, Luca, tu diciamo che sei un elemento fondamentale di questa squadra, no? Tutto cambia, tutto muta, ma tu ci sei sempre. Ormai sembra fortunatamente. Hai giocato anche in Coppa Italia, quindi ci puoi, insomma, anche dire come è andata questa partita, in sintesi, no? Dato che sei stato un titolare particolare, nel senso che di solito giochi in campionato, questa volta sei stato schierato tra i titolari della Coppa Italia, in qualche modo, ed è stata la prima volta che il Catanzaro ha perso. È una notizia, diciamo, ecco. Che sì, ci dici? Fa statistica la prima sconfitta stagionale. Io credo che abbiamo affrontato la Coppa Italia con grande rispetto per quella che è la competizione, con grande professionalità da parte di tutti quanti. C'era un po' di dispiacere perché avremmo voluto comunque passare il turno e andare avanti, visto che comunque eravamo in quarti di finale, una competizione importante che comunque in una stagione positiva come finora, certo, poteva darti altre soddisfazioni, però ecco, è stata una sconfitta per quello che è stata la partita. Ho fatto anche una buona partita, ma non è facile comunque per chi magari gioca di meno farsi trovare sempre pronto come è stato finora, perché comunque vuoi non vuoi, non hai ritmo partita, non hai confidenza con il campo. Abbiamo incontrato una squadra come il Foggia dove metteva praticamente la migliore squadra che poteva avere, quindi esatto. Alla fine è stata anche una partita, diciamo, affrontata bene. Purtroppo l'episodio del rigore ci ha girato contro, ma ecco, la mentalità è stata quella giusta. Sì, Alessandro, mi senti ora? Alessandro, mi senti? Io non ti sento, il microfono devi usare. Ci sei, Alessandro? Non ti sentiamo noi, non ti sentiamo. Non c'hai microfono. Vediamo un po'. Va bene, allora, in attesa di un nuovo collegamento di Alessandro, Anna, tu ci sono messaggi innanzitutto. Sì, sto dando uno sguardo, cosa Ecco, commentano. vediamo un po'. Beh, per la maggior parte chiedono saluti, ringraziano e salutano Luca Verna. Commentano, insomma, lo commentano. E poi stavo leggendo proprio ora un Sì. messaggio che dice: ai signori conduttori e rappresentanti politici in trasmissione, voglio chiedere se il risparmio del suolo può essere un argomento convincente per lo stadio al centro. Diciamo che i costi nel caso di risparmio del suolo, nel caso di andare ad acquistare un Un terreno, terreno diciamo, nuovo, sì. penso che i costi considerevoli siano legati proprio alla creazione della struttura, diciamo, quindi alla costruzione, più che all'acquisto. Sicuramente può essere, però credo che, almeno dal mio modesto avviso, diciamo, è un discorso legato molto all'obiettivo di poter giocare già da subito, il prima possibile, con il pubblico e a Catanzaro, con, diciamo, una definizione dei costi che è anche ragionevole rispetto a quella che potrebbe avere invece la creazione e la costruzione di uno stadio ex novo. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, C'è comunque questa diatriba, no? Tra chi lo vorrebbe fuori e chi invece vorrebbe assolutamente che lo stadio, voglio dire, restasse in restasse in centro, centro, diciamo. ristrutturato, che comunque, no? Quindi di questo non ne possiamo non tenere conto, No, no. Allora, in quanto membro della tifoseria, membro attivo, mi sono sempre sentito tale, non vorrei utilizzare la parola diatriba, perché è dividente per un'anima che deve essere invece unita più che mai come in questa stagione. Sono punti di vista, sono
idee, sono pensieri che si portano avanti, chi per una ragione, chi per un altro. Spesso e volentieri qualcuno propende per la soluzione dello stadio decentrato, delocalizzato, forse dico, esemplificando troppo la cosa, allora ha ben inquadrato il consigliere Capelupi il fatto che noi abbiamo dei tempi strettissimi, cioè a Dio piacendo ad aprile, maggio, tutti noi dopo una ubriacatura generale rimetteremo i piedi a terra e inizieremo a fare i conti con quello che significa l'immediato futuro. L'immediato futuro è consentire a questa società che ha fatto degli sforzi economici importanti il poter affrontare la nuova stagione sin dalla Coppa Italia nel proprio impianto, senza dover essere costretta a vagare per gli stadi della regione o di regioni limitrofe. Questo, da questo punto di vista, ci vede, ripeto, come comitato estremamente ottimisti, perché, come ho detto prima in premessa, il nostro impianto è molto avanti dal punto di vista normativo. Per assurdo, affrontare un campionato di Serie B dal punto di vista proprio normativo delle regole della norma FIGC è quasi a norma. Le prescrizioni maggiori te le imporranno le televisioni. Oggi noi abbiamo una, forse due piattaforme televisive che seguono l'evento. Dalla Serie B le piattaforme sono di caratura nazionale e internazionale, quindi ti imporranno una serie di spazi che in questo momento non ci sono, ma che sono facilmente ritagliabili, basta semplicemente volerlo. E quindi, come diceva appunto il consigliere, le preeminenze sono quelle: poter affrontare una stagione da subito e fare uno stadio nuovo non te lo consente, è inutile che giriamo intorno al problema, e soprattutto consentire a questa società di poter introitare il massimo in termini di utili da botteghino. Per fare un esempio banale, si diceva l'abbattimento delle barriere nel settore distinti e tribuna, che sono ormai opacizzati, sclerotizzati, completamente passivizzati dal punto di vista della visuale, non consentono alla società di mettere in vendita quattro file per settore, ammontano poco meno di 2000 tagliandi, che già nella partita del Crotone l'abbiamo avvertito come un problema. Tante persone sono rimaste fuori dall'impianto e ne potevano usufruire. La società ha fatto questo sforzo, questo sacrificio in silenzio, così come da, diciamo, costume di queste società, non sollevare polveroni. Però è evidente che un campionato di Serie B ha un richiamo diverso e quindi bisogna da subito intervenire su questi piccoli interventi. Bene, Luca, ci sei, Luca? Sì, vi sento. Su questo, vabbè, io ovviamente ti chiedo che se vuoi intervenire su questo tema così delicato, fallo pure. Però io ti chiedo, proprio così, ma che campionato sta facendo il Catanzaro? Dimmi. Penso un campionato... se vogliamo guardarlo dato i numeri, con dei numeri impressionanti. L'altro giorno vedevo la differenza reti probabilmente migliore di tutti i campionati maggiori a livello europeo, ma però questi numeri secondo me lasciano il tempo che trovano, perché nonostante questo il campionato, se vediamo rispetto agli altri anni, saremmo stati magari con distacco sulla seconda molto molto più grande. Invece il campionato è aperto, perché fino a tre partite fa c'era il Pescara a tre punti, ora abbiamo il Crotone a 6, che comunque è una squadra forte, organizzata, una squadra che ha giocatori di categoria anche superiore. Quindi io credo che sia un campionato per ora è fantastico, però non siamo neanche a metà, e il passo falso purtroppo ci può stare, e per questo noi dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Alla fine quello che ci diciamo sempre è di guardare settimana in settimana e non di guardare a più ampio raggio, perché non ti serve in questo momento. E quindi quello che ti dico io adesso, guarda lunedì, è una squadra forte, organizzata, preparata per fare un campionato di vertice. Ora con l'allenatore nuovo hanno fatto dei risultati, quindi andare a Foggia a vincere la partita. Allora, Alessandro, sei tornato? Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo. No. Bene, ci fa piacere che tu sia tornato con noi.
Allora, tu sei un giornalista di un collega di Foggia Today. Anche l'anno scorso, mi ricordo, avevi fatto un intervento nella trasmissione che organizziamo l'anno scorso, sempre sulla Nova Calabria. E questa puntata cade tra la partita di Coppa Italia e la prossima in campionato di lunedì prossimo. Quella in Coppa Italia è stata già disputata, l'ha vinta il Foggia con i tifosi di casa allo stadio. Partita invece trasferta vietato ai tifosi ospiti, ai nostri tifosi giallorossi. La prossima sarà, mi pare di capire, a porte chiuse. Totalmente a porte chiuse. Insomma, un po' una situazione un po' paradossale che rimanda ai fatti un po' dell'anno scorso, ai fatti eclatanti, e probabilmente è tutto un po' collegato, vero? Beh sì, quegli episodi magari possono aver inciso ulteriormente, cioè può aver inciso il rischio, ecco, che si reiterassero certi episodi, però diciamo che la motivazione principale è quello che è accaduto durante la partita con l'Avellino, durante e dopo purtroppo la partita con l'Avellino, perché oltre al lancio di fumogeni, l'esplosione di diversi petardi, poi ci sono stati anche degli scontri con le forze dell'ordine, e quindi si è arrivati a questa decisione piuttosto dura che ha colpito anche l'Avellino, non soltanto il Foggia. Il Foggia sconta due giornate a porte chiuse, perché la prima è stata inflitta e decisa dal prefetto, quest'altra invece è stata, diciamo, decisa dal giudice sportivo, ed è un peccato perché comunque era la sfida di cartello della giornata. Insomma, vederla a porte chiuse non sarà la stessa cosa, come non è stata la stessa cosa il derby col Cerignola, perché anche quello il Foggia l'ha giocato senza pubblico. Ti chiedo, che partita è stata quella di Coppa Italia e che partita sarà quella di lunedì prossimo? Ah, sicuramente saranno due partite, quella di lunedì sarà completamente diversa, almeno per quel che mi riguarda, anche se il Catanzaro giocava quasi con tutte seconde linee, però certi concetti si sono visti anche con giocatori meno impiegati rispetto agli altri, perché io, almeno per i primi 15-20 minuti, ho visto una squadra che palleggiava molto bene, usciva bene dal basso. Parecchie volte i giocatori del Foggia hanno rincorso quelli del Catanzaro, che facevano girare la palla in maniera molto, molto fluida. Probabilmente è mancato qualcosa nell'atto finale, perché alla fine il portiere del Foggia, Nobile, non ha compiuto grossi interventi, forse uno nel secondo tempo, mi pare proprio su un tiro di Verna, se non ricordo male. E diciamo che il portiere del Catanzaro è stato molto più impegnato, però Foggia ha giocato praticamente con la formazione tipo, a parte un paio di elementi che non c'erano per motivi fisici o disciplinari, come nel caso di Pasquale. Quindi ci può stare che il Foggia vincesse quella partita, perché il gap, diciamo, tra le due squadre, che secondo me c'è, è anche abbastanza evidente, con quella formazione schierata da Vivarini si è un po' ridotto. Però io credo che lunedì sarà tutta un'altra partita, e credo che il Catanzaro verrà a Foggia a fare quello che ha fatto fino adesso, insomma, cercare di vincere anche quasi con prepotenza, ecco, perché fino adesso il Catanzaro sta facendo quasi quello che ha fatto la Ternana due stagioni fa, insomma, un campionato a parte. Sì, Luca, tu che cosa dici di quello che ha detto, su quello che appunto diceva il collega? A che riguardo? Su quanto detto appunto adesso dal collega Alessandro, no? Che partita è stata quella di Coppa Italia e che partita sarà quella di lunedì, insomma? Ma io mi trovo d'accordo, perché è vero che soprattutto all'inizio e soprattutto il primo tempo abbiamo fatto una buona partita a livello di possesso palla, abbiamo provato a giocare da dietro, a uscire con i nostri concetti, quello che comunque facciamo in campionato. Non è facile, perché quando magari ti mancano quelle certezze, quando non giochi da tanto, non è la stessa cosa, però l'abbiamo fatto. Ci è mancata, secondo me, un po' di siamo stati un po' sterili dalla tre quarti in su. Ci è mancato un po' quello, qualcosa che invece in campionato
non stiamo facendo, però abbiamo cercato di mettere in campo quelli che sono i nostri concetti. Alla fine la partita di Foggia l'ha vinta meritatamente perché ha avuto molte più occasioni di noi, ma noi questo ce l'aspettavamo, abbiamo provato a resistere e magari portarla poi più a lungo possibile. Questo non è stato così, ma rimane comunque secondo me una buona prestazione per quello che era la partita. E il Foggia ha dimostrato di essere una squadra forte, costruita per fare un campionato di vertice, e adesso i risultati stanno arrivando rispetto comunque all'inizio di stagione. La squadra è una buona squadra, secondo me, lunedì sarà una bella partita. Peccato che sia a porte chiuse, perché sarebbe stato un bello spettacolo di pubblico. Vero, 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 questo è tutto vero. Allora, intanto è arrivato un messaggio che È un io farei leggere. messaggio di Giuseppe Brugnano, segretario nazionale del sindacato di polizia FSP, che dice: più che esaustivo il preambolo della discussione, sia da parte del consigliere Capellupo, è perfetta l'analisi dell'amico Francesco Grande, il quale ha fatto benissimo a parlare di coinvolgimento delle forze dell'ordine nella discussione. Infatti, da tifoso non posso che condividere, per quanto detto da Vincenzo e da Francesco, costi, tempi e importanza affettiva del luogo, di tenere lo stadio allo stadio, ma nel ragionamento complessivo non si faccia passare mai in secondo piano l'importanza di avere uno stadio sicuro per l'utenza. Logicamente per stadio sicuro si intende anche un impianto con vie d'uscita veloci per le tifoserie ospiti, per facilitare il lavoro delle forze di polizia. Allora, su questo Alessandro, tu che sei ovviamente un frequentatore dello stadio Zaccheria, no? Che si trova comunque, io sono stato diverse volte a Foggia in trasferta, è uno stadio in città, tra i palazzi. E quanto è bello averlo tra i palazzi, lo stadio, e che tipo di problematiche comporta pure nello stesso tempo, no? Se allo Zaccheria ce ne sono, insomma. Beh, è bello perché impieghi poco per arrivare allo stadio, a differenza magari degli stadi, insomma, nelle grandi città. Il fatto, lo stadio ovviamente quando fu costruito era, attorno non c'era nulla, era, non dico neanche periferia, era proprio aperta campagna. Poi ovviamente la città si è dilatata, quindi quella che era periferia più estrema è diventata la via principale della città, che è Viale Ofanto. I disagi ci sono perché ci sono attività commerciali vicine allo stadio che quando il Foggia gioca in casa non possono aprire perché non si può transitare, molte strade vengono chiuse, quindi chi abita da quelle parti deve fare un giro incredibile per poter tornare a casa. Quindi diciamo che i benefici sono più che altro per chi va allo stadio, ma per chi vive attorno allo stadio, sia che sia un semplice residente o persona che ha appunto un'attività commerciale, diventa un po' più complicato. Purtroppo è un disagio che non vive solo la città di Foggia, perché sono molte le città, penso a Pescara per esempio, che hanno gli stadi addirittura proprio in pieno centro, ecco. Sicuramente anche per una questione di ordine pubblico, le strade vengono chiuse molte ore prima, quindi la città a volte si blocca proprio. Sì, allora Franco, io a questo punto farei ascoltare l'intervento del nostro direttore Enzo Cosentino. Buonasera, un cordiale saluto ed eccoci puntuali con l'appuntamento sportivo della Nuova Calabria, l'appuntamento con il Catanzaro e con i problemi collaterali che gravitano intorno al gioco del calcio cittadino. C'è in atto questa discussione. Dove facciamo il nuovo stadio? Il nuovo stadio. Noi abbiamo questa bomboniera che si chiama militare, che ovviamente va ammodernata, va rivista, va rivisitata. Ed è questo lo sforzo che bisogna fare. Ma guai a togliere l'impianto sportivo più storico che esista nel calcio calabrese da
dalla città, da dove è adesso ubicato. Catanzaro come Milano, Milano come Catanzaro. Perché dico questo? Perché anche a Milano stanno discutendo se lo stadio San Siro debba essere spostato, debba essere costruito un nuovo stadio, e anche lì la tendenza è a far restare lo stadio là dove si trova. Ma sono problematiche che avranno il loro sviluppo nel corso del tempo. A noi adesso interessa vedere e seguire questa squadra che oggi ci sta dando, che quest'anno ci sta dando delle soddisfazioni, anche se contro il Foggia, nella partita di Coppa, abbiamo messo in archivio la Coppa con la quale avremmo voluto brindare. Noi abbiamo una Coppa più grande nella teca da prendere al momento opportuno. E adesso c'è la trasferta di Foggia, quella che vale 3 punti, quella che vale una parte della stagione, quella partita che, come tutte le altre, deve essere affrontata con la massima determinazione, con quell'intelligenza tattica che Vivarini ha saputo inculcare nei suoi ragazzi, in tutti, perché quando Vivarini chiama, i giocatori rispondono, comunque si chiamino. E lunedì, nel posticipo di campionato, noi, diciamo noi perché il Catanzaro è seguito dal cuore di tutti i catanzaresi, noi saremo vicino alla squadra, anche se un'ingiusta, ma io la definisco poco opportuna, determinazione ha impedito che i tifosi del Catanzaro fossero presenti sugli spalti di quello che io continuo a chiamare lo stadio Zaccaria di Foggia. Lì veramente metteremo in mostra le nostre qualità, il Catanzaro dirà la sua parola autorevole, ovviamente deve stare con la testa e con i piedi sul campo, perché ogni partita è difficile e tutti adesso remano in campionato, agonisticamente parlando, sportivamente parlando, contro il Catanzaro, ma il Catanzaro c'è e quindi le aquile volano verso quel grande nido che li attende con gioia, con entusiasmo. Noi continuiamo ad essere le aquile giallorosse. Bene, noi continuiamo a essere le aquile giallorosse, dice il nostro direttore responsabile. Vincenzo, una precisazione appunto volevi fare? Sì, abbiamo fatto sì, chiaramente diciamo rispetto alla domanda che ha fatto prima, diciamo l'ispettore di prima, diciamo, consente anche chiaramente di non consumare suolo, quindi consente anche di avere un basso impatto da un punto di vista chiaramente ambientale, la riqualificazione dell'impianto già esistente. Rispetto a quello che diceva Giuseppe Brugnano, mi trovo d'accordo, è quello che stiamo dicendo, il dialogo tra gli attori, tutti gli attori, dalla società alle forze dell'ordine, dell'ordine dei tifosi, è funzionale a non sottovalutare nessun aspetto di un impianto che deve essere pienamente funzionale in tutte le sue caratteristiche. Grazie. Luca, tu praticamente ti senti a casa, vero? Ormai ti senti a casa, accogli tutti i nuovi arrivati come se fossi quasi giustamente il padrone, no, di casa. Giochi sempre, quindi voglio dire, mi sembra giusto che tu ci dia anche una tua immagine di questa città, di questo club, no, che da 3 anni a questa parte comunque ha fatto dei salti. Mi sembra è cresciuto tanto. Tu c'eri quando con Antonio Calabro, poi è arrivato Vivarini. Insomma, come ti trovi qui a Catanzaro? Soprattutto dove stai? Tu a Soverato, vero? Io abito a Soverato, ma perché comunque noi abbiamo il campo sportivo a Giovino, siamo divisi un po' tra Catanzaro Lido e Soverato. Per comodità, la maggior parte sono a Catanzaro Lido. Sì, no, ti dicevo appunto, che tipo di crescita ha fatto, secondo te, la squadra da un anno a questa parte? Che cosa è cambiato da renderla così, così forte? Ecco.
Perdonami, non ti ho sentito Antonio perché ho perso un attimo la linea, quindi... Sì, no, dicevo, che tipo di crescita secondo te ha avuto la squadra? Dove è cresciuta maggiormente da un anno a questa parte? A parte che io parto sempre da quando sono arrivato io, quindi ormai 2 anni fa, ma questa è la terza stagione per me, comunque dall'arrivo del direttore Foresti, del mister di Calabro, è lì che comunque è cominciato il percorso, il progetto di questa società. E ogni anno diciamo c'è stato secondo me un miglioramento, un passo in avanti. Il primo campionato che ho fatto io qua, arrivando comunque secondi inaspettatamente, poi quarti di finale che siamo usciti, poi l'anno scorso alle semifinali facendo un grande giro di torno con l'avvento dei mister Vivarini e quella mano in bocca che ci siamo portati dietro per tanti mesi per come è andata a finire la partita di Padova. E quest'anno poi tenendo il blocco l'anno scorso, mettendo quei 4 giocatori importanti che ci servivano per completare la rosa, e diciamo che il giocattolo adesso funziona, quindi io dico che è stato comunque il progetto, quando si parla di progetto che nel calcio ma anche nella vita, che non bisogna sapere aspettare i momenti. Non voler tutto e subito, tante volte le società magari dopo il primo anno, dopo il secondo anno magari cambiano tanto e non sempre va bene, invece secondo me la prova di questa società è stato quello di ogni anno mettere qualcosa in più ma seguendo sempre comunque un'idea e un progetto che in questo momento adesso sta dando i frutti. Senti, tu sei partito da Lanciano, no? Sei di Lanciano, sei nato a Lanciano. I primi passi li hai fatti proprio lì nella tua città, poi sì. Hai avuto delle belle esperienze, hai già avuto, diciamo, collezionato qualche promozione, ma a Pisa soprattutto, diciamo che hai dato un grosso campionato. Due a Pisa. Rispetto a quelle squadre con cui tu hai vinto, questo Catanzaro, che squadra è? Ecco. Allora, diversa perché concettualmente ogni allenatore ha delle idee diverse e comunque noi il primo anno che ho vinto con Gattuso noi giocavamo un 4-3, eravamo molto molto compatti in fase difensiva ed eravamo forti nelle ripartenze, non era una squadra che esprimeva un grande gioco a livello di dominio del gioco come facciamo in questo momento noi, che è una ricerca del mister di Vivarini, perché poi quello che facciamo in campo la domenica è il frutto di quello che provi a fare in settimana, poi non sempre ti riesce, spesso ci è riuscito, alcune volte meno, però si vede, ecco, la preparazione. Questa comunque la mentalità che ci ha portato il mister, quello comunque di ogni settimana, perché ogni squadra poi magari ragiona, la squadra avversaria difende in un modo diverso, magari pressa in un modo diverso, e quindi la prova del mister è quella che quello di buono fatto la domenica, dal lunedì finisce e si affronta una squadra che magari gioca totalmente diversa rispetto alla squadra precedente e noi dobbiamo essere bravi a andare a trovare quelle soluzioni per mettere in difficoltà. Questo secondo me è la prova del mister che in settimana cambia anche, voi ovviamente non sempre non lo potete vedere perché magari vede solo la domenica, però c'è un lavoro dietro anche, ecco, per dirti, fase di possesso, di costruzione, che non sempre è uguale di settimana in settimana e cambia in base anche all'avversario. Alessandro, tu volevi chiedere qualcosa a Luca? No, vabbè, mi ricordo bene quel Pisa perché vinse proprio contro il Foggia fino ai playoff, quindi è un ricordo ancora che fa un po' male, almeno a noi, perché insomma, Foggia di De Zerbi che era favorito alla vigilia, però poi andò male. Quindi, sì. Insomma, più che altro è una condivisione di un ricordo bello per lui, un po' meno per me. No, cioè, Francesco, stato... volevi chiedere qualcosa a Luca tu per caso? No, chiedere nulla, ringraziarlo per i polmoni. Polmoni di acciaio che gli consentono di macinare chilometri su chilometri instancabilmente, come ha detto Antonio, una presenza costante che denota una presumo totale, una incondizionata fiducia da parte del mister. Quando un mister convoca sistematicamente un uomo a prescindere dalle rimodulazioni
di reparto, vuol dire che quello è un uomo che dà garanzia al mister prescindendo da tutto, quindi che dire, ringraziarlo di tutto quello che sta facendo, ringraziare lui, ringraziare il gruppo. Come ricorderà Luca, eravamo in quella tribuna di Padova a piangere insieme a voi, abbiamo fatto un patto e speriamo che lo portiamo avanti. Senti, ma Francesco, tu vuoi ricordare, perché probabilmente non lo sa, anzi io penso che lo sappia, però il 18 dicembre sarà festeggiato il compleanno di Massimo Capraro, vero? Allora, vuoi un attimino dire come avviene tutto questo? Allora, Massimo è una figura storica della curva Massimo Capraro, d'altra parte siamo stati la prima curva in Italia a dare il nome ad un tifoso che è venuto a mancare, poi dopo di noi tanti altri in Italia ci hanno seguiti. E Massimo era una figura di spicco del movimento ultras catanzarese da sempre, da ragazzino cresciuto in Curva Ovest, da ragazzino seguì le generazioni più grandi che stavano appunto in quel settore. E quando nel 1994 Massimo ci ha lasciati, noi, diciamo, gli amici più prossimi, decidemmo di prolungare il suo ricordo nelle nuove generazioni. Questo avviene attraverso la festa del suo compleanno, che cade l'ultima domenica di dicembre di ogni stagione. Lo si è sempre fatto, e vorrei ricordare che in alcuni anni, quando la curva era in contestazione, quindi per mesi non presenziava le partite, veniva appunto riposta l'ascia di guerra nei confronti delle vecchie dirigenze, si entrava in curva solo per quella domenica per ricordare Massimo. Oggi ci sono dei ragazzi che continuano il percorso ultras a Catanzaro, sono delle nuove generazioni. Poi scusami Francesco che ti interrompo, quest'anno gli ultras Catanzaro nel 2023 festeggeranno 50 anni di storia. Vai. Quindi la nostra gioia, quindi la generazione di Massimo, sta nel fatto che ci sono dei ragazzi di 17, 16 anni, 15 anni che portano avanti oggi il movimento ultras a Catanzaro e che ritengono un dovere e quasi un privilegio ricordare Massimo in questa data, pur non avendolo conosciuto personalmente. Bene, questa è una cosa a cui tenevo tanto. Allora io manderei invece la domanda di uno studente, un ragazzo del liceo scientifico siciliano, per Luca Verni. Buongiorno a tutti, sono Andrea Sinopoli del quinto A del liceo scientifico di Siciliani. Oggi vorrei rivolgere la mia domanda a Berna. Cosa ne pensi di questo momento magico che sta vivendo il Catanzaro? Come lo stai vivendo anche tu? Soprattutto, se salissimo in B, cosa potrebbe cambiare a Catanzaro? Come pensi che la città potrebbe vivere questo avanzamento di campionato? Tu l'hai sentita, vero Luca? Sì, l'ho sentita. Bene. No, potrebbe vivere questo passo in avanti? Sarebbe... Penso che a Catanzaro c'è questa passione che quest'anno è riscoppiata e che comunque sono tanti anni che manca la Serie B. La Serie B è un grande campionato, è il secondo campionato nazionale, è visto in TV, è visto nazionale, internazionale, quindi darebbe grande visibilità a una piazza comunque che vive di calcio, e quindi è questo che comunque ci sentiamo anche noi alcune volte, che ce lo diciamo anche tra di noi. Comunque è una cosa, non un peso, ma come posso dire, comunque una da parte nostra vogliamo dare questa soddisfazione, responsabilità. È uno stimolo, una responsabilità. Sì, una responsabilità, ma perché sentiamo che comunque c'è appartenenza, c'è voglia di calcio in questa città, e la Serie B poi potrebbe ampliare ancora questo. La domenica allo stadio c'è grande seguito, quindi immaginiamo in Serie B cosa potrebbe essere il Cerrao, tutte le partite pieno, quello che io penso, perché vedo che comunque c'è grande passione da parte di un popolo e di una terra.
Sì, una grande passione che anche a Foggia c'è, purtroppo però gli eventi mi pare che stiano, no? Non stiano tanto dalla parte, no? del Foggia, anche con le turbolenze che ci sono state nel CDA, nel canonico riabilitato, un po', vero Alessandro? Sì, purtroppo è una situazione con la quale Foggia ormai è quasi abituata a convivere, si è cronicizzato un po' la questione societaria, perché nel corso degli anni sono cambiati i presidenti, sono cambiate le proprietà, ma ogni anno è sempre venuto fuori qualche problema. Di fatto Foggia negli ultimi 20 anni, forse 2 o 3 stagioni, è riuscita a viverle in maniera più o meno serena, ma poi ogni anno, oltre alle questioni di campo, si parlava sempre di questioni societarie, e anche in questo momento purtroppo, tra le querelle in atto tra i soci, le vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto il presidente, diciamo che non è un bel momento. Per fortuna mister Gallo è riuscito un po' a isolare la squadra, che dopo un inizio piuttosto al di sotto delle aspettative, la squadra è riuscita a risalire, quindi a stazionare più o meno nella zona playoff, e soprattutto sta facendo bene anche in Coppa, che a questo punto forse è diventato l'obiettivo principale, perché sappiamo benissimo che vincere la Coppa Italia ti crea una corsia, diciamo, più agevole, ecco, in ottica playoff, rispetto a una nona, decima posizione in campionato. Sì, vediamo un attimino che cosa succederà nel secondo round di questa doppia sfida tra Foggia e Catanzaro allo Zaccheria. Il primo è stato vinto dal Foggia, il secondo vedremo un attimino che cosa succederà. Io intanto, Anna, arrivano messaggi nuovi oppure vogliamo parlare di quel progetto? Sì, entrambe le cose. Allora, sì. I messaggi nuovi, arrivano due messaggi in controtendenza, perché finora abbiamo avuto sempre messaggi, commenti pro stadio allo stadio, invece arrivano due messaggi che dicono che già i giocatori stessi abitano sul mare, che la tendenza è spostarsi verso il mare, ampliarsi, che quella è una zona asfittica, senza parcheggi e senza vie di fuga. Quindi in questo senso è una decisione già presa in definitiva, quella dello stadio allo stadio, o c'è possibilità? Cioè, è una domanda che hanno posto uno dei rappresentanti dell'amministrazione. No, come dicevo nei precedenti interventi, non è una decisione presa, ma è una decisione da concertare tra tutti quelli che sono gli attori in campo, la società, i tifosi, le forze dell'ordine, e facendo il conto anche però chiaramente con quella che è sia l'esigenza funzionale di avviare la prossima stagione sportiva qui a Catanzaro, e sia anche l'esigenza economica dei costi di un nuovo impianto, dei costi della funzionalizzazione dell'impianto esistente. Quindi è un complesso di ragioni, però come dicevo è un percorso questo qui che si sta facendo, e che vedrà insomma coinvolgere tutti gli attori in campo. Certo, ci sono delle priorità che sono quelle appunto legate ai campionati, legate al fatto di poter consentire di giocare allo stadio la nostra squadra. Volevamo altre domande o il progetto, dimmi tu Antonio, altre domande? Un'altra se tra i lavori insomma previsti a breve giro è previsto che la tribuna coperta venga messa in condizioni dignitose, chiedono. I pilastri che sono fastidiosi in tutto e le prime file su cui piove. E poi lanciano una provocazione, Giovanni Fioresta lancia una provocazione, dice: per quanto si possano mettere i pezzi di ricambio nuovi e tecnologici, può una 500 degli anni 50 tenere il passo con una berlina moderna? Ed è una domanda, insomma. Beh, allora sì, sulla tribuna... Questo anche Francesco anche potrebbe rispondere. Allora, sulla tribuna, come dicevamo prima, c'è un finanziamento di 1 milione di euro che quindi sicuramente risolverà questi problemi. Il punto è sempre quello: vai a spendere risorse se poi vai a fare un impianto in un posto diverso? Anche questo è un dibattito che si può aprire. Per quanto riguarda la questione della 500, è chiaro che poi è vero che sicuramente la manutenzione di qualcosa che già esiste può essere magari più complicata, però è sempre in quella prospettiva complessiva di funzionalizzazione e di rispetto dei tempi e degli obiettivi. Bene, allora...
Lanciamo per ultimo il progetto, ve lo ricordiamo, come ad ogni puntata è in corso un concorso di idee sulla riqualificazione della facciata della palazzina, la così discussa palazzina dello Stadio Ceravolo. Abbiamo chiesto agli studenti di tutta Catanzaro, delle scuole superiori, di rivedere graficamente, esteticamente questa palazzina e ci hanno proposto le loro idee. Poi queste verranno valutate a fine anno da una giuria di esperti e a quel punto si potrà decidere se realizzabili e quindi se realizzarle o meno. Abbiamo parlato questa settimana con i ragazzi del Liceo Scientifico Siciliani. Vai. Sono Simona Iero del quinto D. E Luigi Capassi del quinto E. E siamo studenti del Liceo Scientifico Luigi Siciliani di Catanzaro. Riteniamo opportuno realizzare sull'edificio del Catanzaro dei murales di rimando a simboli della nostra città, quale ad esempio il Cavatorio oppure il Ponte Morandi. Sfruttando soprattutto a nostro vantaggio la struttura e il profilo della palazzina, ad esempio sfruttando il profilo del tetto, questo profilo peculiare ondulato, si potrebbe realizzare un'aquila centrale utilizzando le pareti come ali e qua sotto il ponte, ponendo poi infine sulla base il logo della selezione sportiva. Lo strumento di cui potremmo servirci per realizzare delle bozze o comunque dei modelli, dei murales da realizzare su questo edificio è la nostra radio, nata nel 2015. Grazie a questa radio avremo la possibilità di chiedere ai nostri studenti di creare proprio dei disegni da poter riprodurre. Allora, per il momento non penso ci sia la necessità di realizzare uno stadio al di fuori della città. Lo stadio è un punto nevralgico di Catanzaro, una parte della storia della città e pertanto deve rimanere all'interno delle nuove cittadine. Non penso vada spostato, ma penso che sia necessario magari qualche intervento di ritocco, qualche ristrutturazione in alcuni punti. Sì, credo che Luigi abbia perfettamente ragione, anche perché lo stadio è proprio simbolo e cuore della città di Catanzaro e deve rimanere in città. Bene, lo stadio, dicono gli studenti, deve rimanere in città. Luca, vorresti allenarti magari sempre sui colli? No, guarda, allora è bello lo stadio in città, perché è comunque qualcosa di storico, quindi... adesso io non so quali sono gli interventi di cui ha bisogno, di cui comunque dovrebbe avere bisogno nel futuro. Se si riuscirebbe a mantenerlo lì, è comunque è un simbolo nel cuore della città, quindi è qualcosa di bello. Bene, Francesco. E noi non possiamo che ribadire questo, no? Tu che sei uno dei rappresentanti del Comitato Stadio dello Stadio. Assolutamente. Non puoi che ribadire. Per un fatto di cuore, per un fatto di razionalità, di tempistiche, di costi, anche per rispondere all'intervento del tifoso di prima che parlava di pezzi di ricambio su una 500 piuttosto che una berlina. Se la filosofia nel mondo delle costruzioni fosse questa, non si ristrutturerebbero e si venderebbero a decine di milioni di euro attici nei centri storici, quindi si capisce bene che questa cosa non ha una attinenza con la realtà. Bisogna fare le cose con intelligenza, con raziocinio e soprattutto partendo dalla base di un progetto organico, cioè l'intervento sulla tribuna non deve essere fine a se stesso, perché sennò ci ritroveremo con l'ennesima palazzina da dover sorbire. Ma dovrà guardare in ottica futura appunto a un intervento di lotti, per cui la tribuna, sia pure se apparentemente sembrerà strana rispetto alla conformazione attuale del Ceravolo, va da sé che da lì a breve poi ci saranno degli interventi successivi. Questo è lo spirito che ha mosso noi del Comitato, proprio per anticipare o prevenire alcuni errori che nel recente passato sono stati commessi. Mi sembra che da parte dell'amministrazione ci sia anche una certa apertura al dialogo. Sì, assolutamente. Però il comitato resta vigile su questa vicenda. La massima attenzione sull'argomento da parte dell'amministrazione, mi sembra che ci sia massima apertura. Allora, se prima di chiudere, se ci sono altri messaggi da segnalare. No, non ci sono in particolare altri messaggi, soltanto si sta aprendo una diatriba sul fatto che già nell'81 Merlo parlava di delocalizzare e fu investito di improperi, ma probabilmente aveva ragione, e da qui insomma una serie Beh, sarebbe un argomento da approfondire. Da approfondire troppo vecchio per un tema. Allora, Luca,
Noi come ci vogliamo salutare? Dimmi, dimmi un po'. A Foggia come vogliamo andare? Guarda, io ti posso dire che andremo come sempre, che abbiamo preso tutte le partite. Ormai la mentalità è quella, e quindi con la mentalità di andare a vincere la partita. Poi troveremo una squadra forte, come ho detto prima, agguerrita, e sarà una bella partita. Un bello spot per la Lega Pro. Ecco, dispiace solo il fatto che, come ho detto prima, che non ci sia purtroppo pubblico allo stadio, perché io è vero che in quello stadio ho vinto quella finale playoff, però mi ricordo che c'era un ambiente che tuttora nella mia vita non mi è più capitato di ritrovare. Stadio strapieno a 2 ore prima della partita, e non sembrava una partita di Lega Pro. Ecco, il pubblico, il tifoso è l'essenza del calcio, non vederlo allo stadio è... purtroppo se si ritorna solo per una partita, però come 2 anni fa dove abbiamo fatto un campionato intero senza nessuno stadio, esatto. E non era bello, ecco. Grazie Alessandro, come ci ritroviamo lunedì? Dimmi un po', questo Foggia come entrerà in campo? Vuoi sapere la formazione? No, come ha detto Luca, io credo che insomma, il Foggia cercherà di fare la sua partita provando un po' a interpretarla come l'ha interpretata mercoledì, conscia del fatto che il Catanzaro che abbiamo visto in Coppa non sarà il Catanzaro che si vedrà lunedì. C'è anche un aspetto fisico, atletico da tenere in considerazione, perché comunque il Catanzaro avrà una squadra bella riposata, il Foggia invece sta da diverse settimane giocando a ritmi un po' anglosassoni, perché di fatto gioca sempre ogni 3 giorni tra turni infrasettimanali e turni di Coppa, e non è che Gallo abbia fatto tanto turnover fino adesso, quindi bisogna capire anche come recupererà. Io spero che recuperi in maniera tale da poter fare una bella partita. Mi basterebbe anche una partita come quella del Catanzaro giocato col Cerignone, insomma, che è stato forse una delle poche, non solo una delle poche che non ha vinto, ma anche una delle poche nelle quali è andato un po' in difficoltà. Noi ci accontentiamo di poco, quindi andrebbe bene. Noi non ci auguriamo tutto un pareggio, chiaramente, ma ci auguriamo un Catanzaro come quello che abbiamo visto fino ad ora, un rullo compressore. È molto dura, sì, fortissima. Comunque, a parte tutto, sarà un grande match, quindi questo sarà sicuramente una certezza. Io su questo io saluto Luca e lo ringrazio. Ti ringrazio, Luca, per essere stato con noi ancora in bocca al lupo, chiaramente. Ringrazio Alessandro. Grazie Alessandro per il tuo intervento, per la tua disponibilità, per essere stato. Grazie a voi. Ringrazio il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, Pier Francesco Grande, la collega Anna Trapasso, il regista Franco Massaro, il direttore responsabile della nostra testata Enzo Cosentino, il direttore editoriale Stefano Papaleo, tutti gli sponsor che hanno e permettono insomma la realizzazione di questo programma. E noi comunque ci rivediamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Come On Eagles. Ciao a tutti, una buona serata. Ciao, 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 ciao. Come On Eagles! Come On Eagles! Come On Eagles!